vantaggio degli ospiti al 22° minuto. Amiche ed amici di Farmer Basket, benvenuti e ben ritrovati dal Pala Luis per il primo impegno casalingo della Luis Basket. Si affronta quest'oggi la Luis con il Globo Isernia, la seconda giornata di Serie B 2015-2016. Troppa parabola, retina che si muove e poi il solito pressing sul playmaker avversario. Strati però se ne va molto bene, finta il passaggio sulla linea di fondo, va fino in fondo! Canestro e fallo! Stati tentativi della Luis di portarsi a debita distanza la squadra in maglia blu. Marcon, penetrazione con la mano mancina, canestro strepitoso del numero 12. Viva la sfera, si va praticamente in angolo da Faragalli che si alza per il tiro da tre punti. Un po' lungo, tentativo il numero 4. Adesso Guagliardi, uno contro uno con Marcon, arriva fino a fondo, stoppata di Leonardo Marcon! Piatti trova la partenza incrociata da Poggi, spera che arriva fuori ancora Astrati, 3 secondi per il tiro trovato sotto canestro, splendidamente fiorentino da Astrati che deve liberarsi del pallone. Guagliardi da distanza siderale per la seconda volta nella partita non trova il bersaglio grosso. Chiatti rimbalza, apertura a tutto campo per Marcon, strepitosa apertura di Chiatti e Marcon non si fa pregare, canestro fallo. Gentili, lato destro del fronte d'attacco del Globo Isernia, in balzo però strappato da Faragalli che spinge questa transizione, 3 contro 3, Marcon, canestro e fallo su assist di Faragalli. Esce fuori Guagliardi, catch and shoot strepitoso da parte del numero 1. In angolo, continua a litigare con il tiro da 3 punti, ma rimbalzo in attacco del Globo Isernia, Verlic fuori per Gentili. Praticamente uno step back da tre punti, accorcia basso tra Marcon e Romendi, ma c'è l'aiuto di Gentile che guida questa transizione, c'è posizione difensiva di Marcon e quindi non c'è fallo. Guagliardi, finta il tiro, si ritrova da tre punti, seconda bomba di fila per il Globo Isernia. Punti, ancora Marcon, questa volta dall'angolo, si prende la posizione personale, si lotta a rimbalzo, alla meglio Guagliardi che apre per Gentili, stoppata ancora di Marcon, la seconda del match. Anche il fatto che le percentuali non sono, almeno in questo momento, eccelse al tiro da tre punti, si lotta sotto canestro, rimbalzo di Guerrieri, Miriello vuole fare tutto da solo in mezzo a tre avversari, fino in fondo col fallo di 10 della Luis e tiro libero supplementare. Pallone male però, è intercettato Frigiani, si prova a puntare Faragalli. Palla fuori per Patani contro Marcon che rientra sul terreno di gioco, c'è il sorpasso del Globo Isernia, 71-70. Esce Marcon, Faragalli chiama lo schema, c'è Chiatti che riceve in questo momento, bello lo scarico per Rambaldi, ferma la ripresa del Globo Isernia, più 3 per la Luis. Chiatti si prova a metà campo, arriva subito il raddoppio, Marcon vuole prendersi il tiro da 3 punti, vuole invece penetrare con la mano mancina, Leonardo Marcon, gran canestro, questa volta Faragalli riesce ad arrivare nei secondi 14 metri del campo, adesso un buco, passa dentro per Marcon che poi riesce a toccare il pallone per Romendi, possesso salvato da Marcon, canestro meno 2 per il Globo Isernia che adesso deve commettere fallo, magari non su Marcon che riesce a allungare il pallone per Rambaldi che appoggia il pallone, fallo di Guagliardi e arriva ora il suono della sirena. La Luis Basket porta a casa il primo referto rosa della stagione battendo alla fine di 3 lunghezze il Globo Isernia 86-83.